Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Corrias, allora tu hai intervistato tante volte Berlusconi, lo hai raccontato negli anni in tutte le sue diverse sfaccettature, in libri, articoli, ritratti. Che cosa ti ha colpito di questo suo ultimo grande evento, i funerali di oggi nel Duomo di Milano? Guarda, in realtà è la realizzazione della sua intera opera. Lì c'è stata, durante questo funerale, la rappresentazione plastica della cosa più importante, più forse anche più sorprendente che è riuscito a fare Berlusconi in questi tre decenni, e cioè ha riunificato tre mondi che erano separati tra loro: lo spettacolo, lo sport e la politica, e ne ha fatto una cosa sola. E sotto le navate del Duomo era abbastanza impressionante vedere questi tre mondi fisicamente che stavano lì, per cui c'erano i cori da stadio, le star del Milan, poi c'era Barbara D'Urso, poi c'era la De Filippi, poi c'era tutto il governo, un emiro, l'emiro del Qatar e un povero Mattarella un po' spaesato. Questo è stato, diciamo, la grande operazione, quel populismo virato da Berlusconi in questi tre decenni. Nessuno c'era riuscito prima, diciamo, al netto degli imperatori romani, ma insomma, che sono un racconto remoto. Lui invece è riuscito a fare questa cosa, e lo ha fatto partendo, se tu vedi la sua biografia, lui, al di là dei suoi esordi da imprenditore edile, la sua vera svolta è la televisione, la svolta successiva è l'acquisto del Milan, la svolta ancora successiva è che queste cose convergono nella sua avventura politica che inizia nel 93 e 94. E il clamoroso errore della sinistra è sempre stato quello di avere sottovalutato questa sua capacità di riunificare la comunicazione con una potenza economica straordinaria. E questo ha fatto e l'accordo che la sinistra, che poi Violante aveva persino rivendicato alla Camera, quando disse: noi, caro Presidente, le avevamo garantito che nessuno le avrebbe mai toccato le televisioni, è stata la cosa forse più ingenua e quella più carica di conseguenze della perpetua sconfitta sul piano culturale, qualche volta non politico, ma sul piano culturale della sinistra nei confronti di Silvio Berlusconi e della sua capacità di riunificare e di reinterpretare il mondo alla sua maniera. Sei d'accordo, Francesco Specchia?